Santo è questo, capite? Noi poi i santi abbiamo reso delle cose strane, i santi sono questi, sono quelli che sulla terra vivono lo Spirito di Dio. Punto. San Marcellino, allora, in questa novena, così si presenterà, noi la sua vicenda, quasi per invitarci così, ad essere un popolo che vive in uno stile nuovo. È inutile essere devoti di San Marcellino se noi non impariamo da noi a vivere lo stile di Dio, lo stile di questo Dio amore che ci vuole fratelli. Ecco, la novena di San Marcellino dovrebbe essere un momento per la nostra comunità in cui noi ci perdoniamo, ci salutiamo. Ecco, è brutto quando due persone camminano per strada, si sfiorano e non si salutano. Poi mi vedi a messa, come letti, ma non ne vedo niente. E salutiamo tutti gli amici, ecco, che vengono da Casa Luce, a Prano, Casa Luce, la parrocchia di Prano, Casa Luce, che ci hanno portato l'immagine di San Marcellino per loro, per la loro parrocchia, l'immagine di legno del 1600, e poi sarà per la vostra sacrestia. Grazie per la vostra presenza, sono venuti in diretta. Scusate eccellenza, non vi ho salutato prima, quindi vi ho incontrato in errore. Va bene. E adesso
Padre, lo Spirito Santo, per tutti i secoli. Fortemente, figli devoti, che mediante la tua efficace intercessione ottienici da Dio, più che i beni temporali, i beni eterni. E tu, Trinità Santissima, concedici per i meriti del nostro Santo Patrono la grazia che per suo mezzo ti domandiamo, affinché tutti conoscano quanto